perché mi fermo sempre inconsciamente sui tombini. Perché il vuoto è una calamita, e il vuoto che ho dentro va verso il vuoto che lo attira. Il tratto continuo di questa vita che è una linea, distratto dall'idea di finire come una scheggia impazzita. La felicità non è una cosa garantita, e se fosse per il mio inconscio sarei già morto suicida. Ma l'anima ha potenza infinita, se il cervello la guida. Il diavolo siede con me sulla mia stessa panchina, e sembra che sorrida. Sa bene che ogni umano grida ho vinto, ma per quanto convinto lo dica, ha vinto una mano, non la partita, e questa è la sortita con cui testimonio la mia devozione a Dio. Sento il fiato sul collo e so che il demonio, tu veglia su di me finché il sole non sorge ancora. Inizia questa aurora boreale. Il cuore si riscalda nonostante l'ostracismo dell'agnosticismo di molte persone. Come riflessione io scrivo lettere come Paola e Corinz, impregnate di misticismo, perché Cristo è la soluzione. Ancora un treno, ancora sagome che vedo, ancora demoni che chiedono il conto a fine serata. Anche se pare che la paura sia passata, con lei la lotta è appena incominciata, ma la vittoria è tanto risicata. La gioia è così corta che la guerra è già di nuovo dichiarata e riniziata un'altra volta. La battaglia è limitata di chi è chiuso nella strago, la doppia mandata. E anche se sa dove la porta, la sua vita è cappottata, capovolta dalla forza di un capo o dagli umori di una stronza. E quando sembra di non uscirne più, prego forte e tengo gli occhi su. Anche se non sono nato vicino al fiume, so che qualcosa cambierà come Sam Cooke.